Beretta, che cazzo faccio a fare la intro? Questo non è un episodio normale. Insomma, è inutile che prova a fare l'intro. Io sono nervoso e dobbiamo andare a firmare il contratto per l'incontro. Pure il cameraman è agitato. Saluta, cameraman. Ecco, bravo, cameraman. Stai tranquillo, sus. Adesso noi andremo a firmare il contratto e vedrai che lo faremo capire a quei maledetti babbo e la papà che non devono scherzare con il God Champion e con il Youth Champion. E però sono preoccupato lo stesso. Mano, vieni con noi anche tu, eh? Ovviamente anche Mano verrà con noi, ovviamente. Mano è parte del nostro gruppo incredibile. E allora andiamo, Sus, sei pronto? E per forza. E allora andiamo. Insomma, dobbiamo aspettare Mano. Ah, c'hai ragione, Sus, dov'è Mano? Ecco Mano, chi mi fa Mano? Saluta Mano. Beh, effettivamente, a suo giro Mano ha detto bene, questa musichetta si attira bene per una frase del tipo un'altra giornata nel Godverstand. Brava Mano, complimenti. E adesso è il momento. Mamma mia, Sus, ti sei calmato un pochino? E sono preoccupato, cioè, le ferite che ha ricevuto sono grandi e ho paura. Vabbè, Mano, proteggi Sus, andiamo. Eccoci arrivati, insomma, sta la banda Bassotti al completo, guarda che soggettoni. Il copallone. Siete venuti finalmente. Come vedete, l'arena è in lavorazione. E qui c'è il tavolo col contratto. Babbo, cosa ne pensi? Ti sei allenato anche tu, il nostro babbo sente ripulire il sangue nelle vene. Ti sei ripreso asso dall'altra volta. Insomma, stanno prendendo in giro questi infami. Babbo, succhia! Ti è piaciuto tenere in mano la mia cintura? Incredibile! Non l'avrai mai più tra le mani! Maledetto tuo sacco di Natale! Questa è la mia cintura da vado champion! E adesso firmerò il contratto e ti romperemo il culo! Quanta giovinezza da te! Nonostante sei un osso! Befana! È ora della firma! Che i contendenti vengano al tavolo! Osso, ti vedo preoccupato! Ti è arrabbiato perché non hai la tua amica pianta vicino! Tu guarda questo Non si possono alzare le mani prima dell'incontro! È una regola! Somestà, non si distragga! Vero umano? Pure Mano lo dice. Babbo, il babbo ti distruggerò. Dell'altra volta mi hai fatto molto male, maledetto. Che ansia vedere lui. Firma sto contratto, sei tu lo sfidante. Io rispetto le regole, non sono un bastardo come te. Firma sto coso. Mamma mia, babbo, quando ti prenderò, altro che The Rock. Ti distruggerò, maledetto babbo. Mannaggia. Quella cintura appoggiata qui sta molto meglio sulle mie spalle. Casomai la tua panza incredibile. Guardate che fisico il vostro schede. Firma sto coso, babbo. Mamma mia, non vedo l'ora di mettere le mani addosso. Ecco fatto, babbo. Firma con firmato. Tocca a te, osso. Maledetto babbo. Adesso firmerò il contratto. Ecco fatto. E ora aspetta un momento. Oh, hai notato adesso un dettaglio? Perché ci sono scritte clausole? Befana, cosa hai fatto? Si legge sempre prima di firmare, coglione! Cioè, mi sa che ci hanno fregato come al solito. Su, stai tranquillo. Spiega di vecchia. Ah, vuoi che ti spiego cosa vuol dire semplicemente? Ah, sono due clausole, tranquilla. Adesso ti spiegherò quello che c'era scritto nel contratto che non hai letto. Come sta però, mannaggia, poteva leggere il contratto prima. Su, stai tranquillo, sono solo cazzate per mettere in difficoltà il vostro schede. Forza, parla, donna. Allora, semplicemente, puoi decidere, quelle due clausole, quelle che tu chiami clausole, in realtà sono semplicemente due stipulazioni. Puoi aggiungere una stipulazione nel contratto. Tanto il
il destino dell'incontro è fatto. Il vostro babbo sarà il nuovo campione, vero pubblico? Il pubblico festeggia sempre in questa arena, babbo. E te decidi di schiavo. Succhia. Io adesso parto e gli do una testata. Insomma, la prego, la situazione è già problematica. Scelga con cautela. Hai ragione, Sus. Il vostro scheletro mica pecca di intelligenza. Ah, ma posso scegliere una clausola per l'incontro? Adesso ci penserò. Sus, pensiamoci insieme. Ok, Sua Maestà. Allora, io direi di... non lo so. Ho scelto benissimo! Sua Maestà, mannaggia la miseria! Tu mi hai fatto del male l'altra volta su un tavolo! Benissimo! Il nostro incontro sarà un incontro senza regole, hai capito? E sbatto la testa per rafforzare il concetto. Hai capito, babbo? Un no disqualification match! No holds bar! Per il mio titolo! E così potrò distruggere su tutte le armi i tavoli. Succhia! Ecco, piaciuta Sus? Sua Maestà, credo si sia fatto la fossa da solo. Letteralmente. Come al solito, pecchi sempre di intelligenza, caro mio Sus. Benissimo, allora ti diremo la nostra. Anzi, babbo, dillo tu. Va bene. Il nostro incontro sarà un incontro senza regole. Bene. La mia stipulazione è che l'arbitro dell'incontro sarà... niente poco di meno che... Guarda, adesso tira sicuramente uno di quei stronzi là dietro, vero Sus? Beh, palese, non mi viene in mente nessun altro che possa essere l'arbitro di un incontro del genere, cioè... mica c'è sotto qualche cosa, vero Sua Maestà, che non leggi i contratti? Mannaggia, vero Mano? Non sto giro, ma ha ragione. Ma state tranquilli, ho detto. Forza, di sto nome, babbo. Io scelgo niente proprio di meno che il cameraman di questo incontro. Cosa? Non ci penso nemmeno, stronzi. Non mettetemi in mezzo a questa situazione del cazzo. Ma il cameraman parla. Non lo sapevo, te lo sapevi, babbo. Ma allora parla, non gli manca la voce. Non sapevate che parlava il cameraman? No, non lo sapevamo. Quando ha parlato, scusate. è vero, Sus, aveva parlato a Capodanno, mi sa, vero? No, bastardo, tu hai parlato a Natale, cameraman, mi ha detto. Perché non parli più spesso? Perché è timido, quindi non lo sapevate. No, non lo sapevamo. Comunque, che cazzo vuol dire che il cameraman... Cameraman, tu sarai l'arbitro di questo qua. Abbiamo vinto, scusa. Vi siete scavati la fossa da solo, coglioni, voi. Vero, Sus? Ma il cameraman è dalla parte nostra e ci avete regalato l'incontro, siete voi dei coglioni, vero Mano? Enemy squad. Appunto. Non credo proprio. Il cameraman avrà tutte intenzioni invece magari di tradirvi per come lo trattate male. Cameraman, è la tua occasione, passa dal nostro lato, vero babbo? Dalla parte nostra sarai trattato bene, ci avrei un sacco di regali. Che dite, il cameraman dalla parte nostra, vero Sus? Con noi dall'inizio non ci tradirebbe mai il nostro cameraman. Infatti lo paghiamo. Perché fai no con la testa? Vabbè, i soldi non sono tutto nella vita. Però ti diverti. Come, manco ti diverti? Però lavori poco. Sus, siamo fottuti. Probabilmente sì. Però cameraman, dai, sei dalla parte nostra, vero? Non potete convincerlo, altrimenti dal contratto perderà istantaneamente il titolo. Da oggi poi non potete più parlare. Fin quando l'incontro non sarà fatto. Ho cambiato voce. Vero. Ecco meglio. Io adesso direi di finire l'incontro con una stretta di mano, vero scheletro? Va bene, una stretta di mano, forza, forza. Vedi, lo sport è importante. Come mai pianta ti sei messa lì lontano? Così volevo stare a sentire un po' d'aria fresca, vero Mano? Enemy spotted. Forza scheletro, stringiamoci la mano, che il nostro incontro, nonostante sarà senza regole, sarà rispettoso per questo incredibile championship. Ovviamente, babbo, vieni, dai, dammi la mano, babbo, vieni. Che vinca il migliore. Ovviamente un babbo. Assolutamente babbo, che vinca il migliore, perché il vostro scheletro assolutamente non è un tipo vendicativo. Ecco, ci siamo stretti la mano, come due bravi ragazzi, vero babbo? Benissimo. Bene, su stile le possiamo andare. Va bene. Giusto, dimenticavo una cosa. Che cosa? Maledetti! Scusa, su questa cosa sta facendo. Ora che poi stanno, cosa hai fatto, babbo?
Lo so tanto compito un minimo di payback per l'altra volta e non ho finito. Il vostro scheletro raggiungerà il tavolo di questo maledetto. Vieni qui, babbo. Questo è solo un'anticipazione. Cosa stai facendo, osso? Questa è la vendetta. Ma non lo senti dal pubblico, mi fischia, osso. Questo è un comportamento che non si fa. E non ho finito. Osso, ti stai solo scavando, Befana. Questo non sta, mi ci ha schiacciato. Poi il comando fa qualcosa. Sua maestà, non credo che questa sia stata una grandissima idea. Un'ottima idea, direi di scappare alla velocità della luce. E come ci si sente, babbo, adesso essere tu giù? Dammi la mia cintura. Questa cintura è la mia e unica mia. E questa è la fine che meritate. Il vostro scheletro trionferà nell'incontro. Tu, cameraman, sarai quello che fa il pinfall e farà vincere il vostro scheletro. Cameraman, inutile che scappi via. Vieni qui. Devi far... Filmami. Filmami mentre faccio. Dammi la mia cintura. Questa è la cintura, il vostro scheletro incredibile. E non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. Andiamo su. Babbo, stai bene. Befana, come al solito, avevi ragione. Il piano è andato alla perfezione. La vostra Befana Tocchiana non sbaglia mai il colpo. Ottimo lavoro, ragazzi. Adesso che il mio piano ha funzionato, hanno firmato il contratto e con questa inutile tentativa di restare che osso vincerà l'incontro. Hanno segnato il loro fine, vero babbo? Questa botta era prevista, il tuo piano da loro saranno che prenderanno la botta finale. Non hanno capito niente del contratto. Loro pensano di vincere. Soltanto perché ho un incontro senza regole, perché ti hanno colpito, non hanno letto niente.